valori, insomma, di un'associazione, si chiama Moneta Rossa. Moneta Rossa è uno dei punti della barricata più caldi della contemporaneità, cioè il rapporto tra credito e debito che passa attraverso il sistema bancario. Adesso lui ci spiegherà come si crea moneta dal nulla e come in realtà chiunque sarebbe, potrebbe, è autorizzato a farlo, a creare da solo la moneta che gli è utile. Bene, dunque, l'iniziativa nasce da un'esperienza giudiziaria al Tribunale di Bolzano, il quale ha fatto nel settembre dell'anno scorso un'ordinanza dicendo che le banche creano denaro dal nulla e che non c'è nessuna legge che disciplina e regola questa attività. Quindi, non essendoci legge, le banche lo fanno in un vuoto legislativo e l'avvocato della controparte che stava difendendo un cliente ha detto: benissimo, se lo fanno le banche in un vuoto legislativo, quindi lo possiamo fare tutti. Oh, un attimo, c'è un illustre esempio, c'è la Banca d'Inghilterra nel 2014, sì, per prima. Certo, sì, la Banca d'Inghilterra effettivamente fu la prima banca centrale a confessare pubblicamente che le banche creano denaro dal nulla quando fanno i prestiti, cioè che sono i prestiti che generano i depositi e non sono i depositi che danno la possibilità di fare i prestiti. Quindi questo è un cambiamento a 180 gradi. Allora, dopo Bolzano, che cosa succede? Nell'ottobre 2016... L'Avvocato della Luna mi racconta questo episodio, decidiamo di dare l'opportunità quindi a tutti di creare moneta scritturale, euro scritturali dal nulla, e creiamo questa organizzazione di avvocati e commercialisti, mettiamo una pagina su Facebook, Moneta Nostra, e chiunque manda un messaggio a questa pagina viene mandato indietro un modulo che può riempire con i suoi dati personali e i dati del creditore e inviarlo via PEC al creditore estinguendo il suo debito, quindi di giù di euro tutti i debiti. Bene, allora, quanti sono le richieste di modulo? Fino ad oggi, diciamo, ci sono state circa 6.000 richieste e di questi pare qualche centinaio hanno cominciato a pagare utilizzando questo modulo inviato via PEC. Una parte di queste, diciamo, denaro creato dal nulla da parte dell'utente finale è andato addirittura a Bonetti. Sì, sì, è stato, sì, ci sono stati dei casi, c'è stata una banca che ha accettato, ci sono state una società delle autostrade, lo stesso Facebook ha accettato un pagamento che io ho fatto per una campagna pubblicitaria della pagina in questione, cioè Moneta Nostra. Un attimo, qua un dettaglio. Tu hai chiesto a Facebook un ricavo di quadro pubblicitario per un valore di 25 euro in realtà, una cosa minima. Poi invece di mandargli 25 euro... Gli ho mandato praticamente lì neanche la PEC, ma semplicemente un messaggio dove ho detto mi avvago della facoltà di creare euro dal nulla e vi invio questi 25 euro come da voi richiesto. Però in altri casi, in altri casi si usa sempre la PEC perché ovviamente la posta elettronica certificata è il modo per assicurare che la creazione di questi euro venga trasferita al creditore. Questi che inviano questo modulo, sì, devono seguire, lo inviano non solamente al creditore, ma anche per conoscenza alla Banca d'Italia, all'autorità garante della concorrenza e al Catasto Monetario Europeo, che è un organismo della democrazia europea che serve, è un'anagrafe degli euro scritturali dove vengono registrate tutte queste creazioni e i primi movimenti di questo denaro. Vabbè, quindi esiste anche un nuovo catasto del denaro scritturale. Esatto. Benissimo. Abbiamo detto che in qualche caso è stato accettato, però la maggioranza dei casi ovviamente rispondono che non accettano. In questo caso noi iniziamo un contenzioso con gli avvocati per far valere i pagamenti, perché quelli che non accettano continuano l'azione di recupero credito e noi attraverso i nostri legali forniamo l'assistenza per interrompere le esecuzioni, i pignoramenti, le vendite all'asta degli immobili nel caso dei mutui e insomma tutte quelle azioni necessarie per tutelare il fatto che il debitore ha già pagato e quindi si mette la cosa nelle mani dei giudici, i quali però non hanno leggi di riferimento, i quali non hanno effettivamente ancora una giurisprudenza consolidata e in molti casi sono ancora in ballo, non ci sono state sentenze definitive ad oggi,
e i giudici si stanno riservando di decidere allungando abbastanza i tempi. 23 giugno. 23 giugno ci sarà un'udienza con Unicredit, una causa che ci vede opposti ad Unicredit, dove verrà acquisito l'ultimo documento utile, che è quello pubblicato dalla Banca d'Italia il 6 giugno di quest'anno, dove la Banca d'Italia sostiene certe tesi a proposito del denaro scritturale, per cui non sarebbe lecito quello fatto direttamente dai cittadini, dal popolo sovrano, ma bensì solo fatto dai privati banchieri che secondo loro sarebbero iscritti a appositi registri. Il punto è questo: nella realtà non esiste una legge che disciplina la creazione di euro scritturali, ma non esiste neanche un registro o non esistono autorizzazioni per la creazione di questi euro scritturali. Perché in Italia, solamente a gennaio di quest'anno, la Banca d'Italia ha ammesso che le banche commerciali creano denaro e creano depositi. Fino a oggi non si sapeva. Vabbè, questa la risposta della Banca d'Italia, voi la considerate un gol, cioè un punto a vostro vantaggio? Per loro un autogol sicuramente, anche perché il documento che hanno pubblicato non l'hanno tradotto in inglese, ed è impedita la traduzione attraverso, per esempio, Google, la traduzione automatica di Google, e quindi noi riteniamo che sia semplicemente un tentativo anche da parte loro per sondare le reazioni di dissuasione leggera. Sì. Adesso veniamo invece al fatto che voi state cercando dei testimonials. Ah sì, naturalmente, noi cerchiamo personaggi di fama per poter, per esempio, fare azioni eclatanti, come potrebbe essere quella di un personaggio che crea 2.500 miliardi con una PEC per chiudere il debito pubblico, inviandola ovviamente a questo sarebbe un eroe nazionale. Sarebbe un eroe nazionale, potrebbe godere di tutta la nostra assistenza, dei nostri avvocati commercialisti ed esperti nella materia, che potrebbero portare a buon fine questa operazione. Va bene. L'ultima cosa: quali sono i rischi ai quali si espone colui il quale invia denaro scritturale, praticamente grazie al vostro modulo, al creditore? Ma oggettivamente, a parte le minacce che possono fare le banche, oggettivamente non si vede come un denaro scritturale che viene creato intestandoselo, contabilizzato correttamente ed iscritto addirittura in un apposito catasto, possa essere irregolare rispetto al denaro bancario che oggi viene creato in nero, non viene contabilizzato e non è registrato in nessun catasto monetario esistente. Grazie, grazie. Speriamo bene, è una scommessa molto importante questa, e in effetti ci dicevamo prima che, oltre al fatto che risponde, diciamo, alla par condicio, nel senso che se mettono le banche puoi mettere anche il singolo, poi bisogna andare alla prova di forza per far rispettare la par condicio, per cui più si è e meglio sarebbe. Speriamo che la cosa convinca. Date a Cesare quel che è di Cesare. Arrivederci. Grazie.